Quello che è importante sottolineare di questo corteo è il fatto che anche quest'anno si celebra la figura di Fabrizio Carafa, il primo principe della Roccella, così come abbiamo già fatto lo scorso anno. E abbiamo pensato con il comitato scientifico che c'è alla base dell'organizzazione del corteo di ripetere nuovamente celebrare la figura di Fabrizio Carafa, perché vorremmo rendere fruibile l'evento anche a tutti i turisti che saranno presenti nella nostra cittadina nel mese di agosto. E effettivamente c'è stata una gran richiesta lo scorso anno, e quindi di spostare il corteo, che in genere si realizza nel mese di giugno, e quindi abbiamo deciso di spostarlo ad agosto proprio per garantire una maggiore visibilità dell'evento, quindi di questa rievocazione storico-culturale per i turisti presenti a Roccella. Allora, si articolerà nel seguente modo: dalle 21 i figuranti partiranno dal castello, quindi dal palazzo, che finalmente abbiamo potuto rendere fruibile alla cittadinanza, e non solo, a tutta la Locride e a tutta la Calabria. Quindi si parte dal castello, si seguirà anche quest'anno ci saranno quadri storici che abbiamo già messo in scena, possiamo dire, lo scorso anno, quindi quadri storici basati su fatti realmente accaduti, e il primo di questi sarà nella chiesa di San Giuseppe. Ci sarà, verrà svelata la lapide, dopodiché si scenderà davanti al priorato dell'Ordine di Malta, quindi lungo tutta la via Vittorio Emanuele, che arriverà, si giungerà davanti alla via Roma, all'incrocio quindi con la via Roma, e si proseguirà verso il Teatro Castello, dove ci sarà il momento conclusivo del corteo, quindi con proprio il cerimoniere che espliciterà a tutti i presenti, a tutti i partecipanti, chi è stato effettivamente Fabrizio Carafa e le sue gesta. Quindi ci darà possibilità a tutti gli spettatori di innanzitutto di conoscere quello che Fabrizio Carafa ha fatto per Roccella, quindi le connotazioni che ha dato con l'esegesta al nostro paese. E contemporaneamente poi si assisterà tutto ad uno spettacolo che durerà intorno ai 40 minuti, dove ci sarà prima l'omaggio dei popolani tramite un canto che verrà interpretato da Chiara Daniero. Quindi interpreterà questo canto in onore del principe. A seguire ci sarà il duello dei cavalieri della Compagnia della Stella, che anche quest'anno ormai già alla terza volta che partecipano. Quindi interpreteranno questo duello sempre in onore del principe Carafa. A seguire invece ci sarà il balletto dei nobili, sempre a cura della Compagnia della Stella. In conclusione avremo lo spettacolo di sbandieratori. Invito tutta la cittadinanza a partecipare, perché è un evento di grande livello culturale, e chiaramente perché effettivamente alla base c'è tutto uno studio che viene dal comitato scientifico, coadiuvato poi dal comitato tecnico per la realizzazione dell'evento, però è uno studio che si fa ormai nella nostra cittadina ormai da tantissimi anni. Cerchiamo di dare una ricostruzione fedele a quella che è stata la storia di Roccella. Quindi questo è il primo passaggio, ecco.